noi ovviamente non possiamo dare la fiducia, voteremo contro la fiducia a questo governo. Quando arriveranno i provvedimenti in aula li esamineremo e voteremo quei provvedimenti che riteniamo utili per l'interesse del Paese e degli italiani. La nostra non sarà un'opposizione preconcetta, sarà un'opposizione ragionata, meditata, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, ma abbiamo le idee chiare su quello che può essere utile a questo Paese e quello che invece può essere dannoso. Il timore è che nel programma, nel contratto che abbiamo visto, hanno redatto 5 Stelle e la Lega, purtroppo ci sono tante cose che non condividiamo.